Il Palazzo della Politica e il Comune di Foggia apre gli studenti per offrire un segnale contro la mafia. Dobbiamo sviluppare un senso di civiltà che deve essere preposto negli alunni da parte della scuola. Credo che sia l'istituzione più accreditata per dare agli alunni quel senso di responsabilità di diventare cittadini. Nell'aula del Consiglio Comunale ci sono anche le associazioni anti-racket e antimafia e gli uomini della squadra Stato. Quest'anno meno omicidi anche all'interno dei clan. Che segnale è? È un segnale di quiete pericoloso o che magari veramente la squadra Stato, qualche risultato tangibile e concreto, incomincia ad incassarlo veramente? Possiamo dire in parte sì a tutte e due le opzioni. Da un lato è chiaramente il frutto di un'azione repressiva estremamente forte, perché diciamo così, quasi tutti i personaggi fondamentali, importanti della società foggiana sono detenuti o sono addirittura alcuni al 41 bis. Però è anche un segnale preoccupante su cui bisogna vigilare, perché la cosiddetta pax mafiosa può significare semplicemente un equilibrio, una situazione addirittura di maggiore forza da certi punti di vista. La Due Giorni, organizzata dalla sindaca Episcopo, vuole segnare una rotta nuova per la gestione della cosa pubblica contro la criminalità organizzata. Credo che sia un bel segnale da dare a quello che si vuole fare nei prossimi anni e soprattutto anche a una inversione di rotta che deve essere, a mio avviso, fondamentale per il bene di questa città. Tu in futuro rimarrai in questa città o scapperai via? Penso di rimanere e di creare qualcosa di mio che possa comunque aiutare anche il territorio a crescere anche dal punto di vista economico.